this poison river. Try to get in my soul. Buonasera, rieccoci con Pillole d'Ambiente. Ogni giovedì siamo in trasmissione con interessanti incontri dedicati all'ambiente e all'acqua. Anzitutto un grande ringraziamento all'editore di Radio Saiuz, Rosario Moreno, per la diffusione della trasmissione su Radio Saiuz, oltre che su 16 emittenti digitali, radio e tv, ed attraverso Media Center su mutina.com. La puntata si può vedere ed ascoltare anche su YouTube e Facebook di Brenta Sicuro e Forum Veneto dei Contratti di Fiume. Grazie al gruppo musicale The Five Places abbiamo l'esclusiva inedita sigla iniziale e finale Dirty River, ovvero Fiumi Sporchi, guarda caso. Forum regionale dei Contratti di Fiume e l'Associazione Brenta Sicuro vi presentano oggi il nostro graditissimo ospite Rudy Toninato. Il tema che così ci presenterà Rudy è antiche vie di navigazione e il dolce navigare, quindi un tema se vogliamo dolce nel titolo, ma che presenta anche delle criticità che tra poco ci racconterà. Anzitutto Alessandro, per un saluto. Grazie Marino, saluto tutti, saluto il nostro editore Rosario Moreno e il nostro ospite Rudy Toninato. Abbiamo avuto il privilegio, ecco, di avere una piccola anticipazione da Rudy di quello che ci illustrerà, e il tema della navigazione turistica si sposa in maniera perfetta proprio anche con la strategia di tutela dei fiumi e del territorio. Quindi siamo molto contenti che adesso Rudy ci declini, ecco, come questi due temi, cioè quello della navigazione turistica, si concili, ecco, proprio con la tutela del fiume. E io lascio la parola subito al nostro ospite, poi seguiranno anche le telefonate e ci sentiremo poi più tardi, ecco, per i commenti e per le domande. Grazie ancora, a dopo. Prego, Rudy, iniziamo. Bene, bene, grazie a tutti. Buonasera, buonasera a tutti gli telespettatori. Sono onorato di far parte di questo team che parla di acqua, che parla di salvaguardia del territorio. E io inizio subito presentandovi, ho preparato una scaletta per farvi capire bene come la navigazione turistica si sposa con quella che è la salvaguardia e la tutela del territorio. Quindi lancio la presentazione, lasciatemi un secondo solo. Ok. Mi confermate che state vedendo la presentazione? Molto bene. Allora, il bello, antiche vie di navigazione, è molto bello il titolo, ma altrettanto bello il dolce navigare. Ma però prima che ci sia il dolce, abbiamo dovuto spalare tanto amaro. E perché vi dico questo? Vi dico questo perché abbiamo, noi come azienda, sono più di 35 anni che navighiamo nel territorio, quindi sono 35 anni che la nostra famiglia investe, si impegna per navigare, tanto che ci chiamiamo Delta Tour Navigazione Turistica. E mi sono un po' mosso in questi ambiti perché la nostra struttura oggi copre un panorama di fiumi importantissimo, tutti i fiumi del Veneto, ma non solo Veneto, anche parte dei fiumi della Lombardia. Voglio però partire con la parte peggiore di tutta questa storia, per poi arrivare alla parte migliore. Quindi, pillole d'ambiente, il nostro territorio, i nostri fiumi, la navigazione turistica, quello che non vogliamo vedere. Oggi, anzi, oggi non proprio così, ma noi siamo passati attraverso queste cose. Noi, quando navighiamo i nostri fiumi, che portiamo i nostri passeggeri, non possiamo vedere queste cose. Quindi noi diventiamo i primi trattori di interesse, perché affinché questi fiumi vengano puliti, vengano portate via queste immondizie, vengono creati dei sistemi dove le immondizie devono essere raccolte. Quindi io sono uno dei promotori dei sistemi di raccolta dei fiumi di sospensione. Abbiamo fatto 1.000 convegni su questo tema e non smetterò mai di dire che io, che per primo vivo di navigazione turistica, abbiamo bisogno di un territorio pulito, di un territorio che sia accogliente, di un territorio che sia bello, piacevolmente bello da navigare. Vado oltre. Mandrakio della Conca di Stradivico Novo.
E qua potete un attimo capire, quando noi arriviamo con le barche che dobbiamo entrare in una conca di navigazione, provate a immaginare la figura che ci facciamo quando ci troviamo in queste situazioni. Quindi non è solo una tutela dell'ambiente, ma anche una tutela dell'immagine delle aziende, una tutela della nostra immagine personale. Noi siamo capitani, io poi ho titoli da vendere e ho navigato in tutta Europa, e quando vedo che a 100 metri da casa trovo queste situazioni, ovvio che faccio di tutto perché questo non succeda mai più. E ci siamo mossi in tutti gli ambiti, a tutti i livelli. Vado oltre, paratoia del Bassanello di Padova. Voi provate a pensare, quando arrivi con la barca, che trovi davanti alla paratoia tutte queste immondizie, ti aprono la paratoia perché devi entrare nel canale Battaglia e ti porti dietro di te tutte queste immondizie fino a Battaglia Terme. È qualcosa di orribile. Però anche qui il duro lavoro, la dura relazione con l'entità pubblica si va a migliorare. Però una strada difficile, è una strada in salita, quindi anche questa trasmissione spero servirà a far sì che queste strade diventino, se non dico in discesa, ma almeno placide acque dove poter navigare, dove poter dialogare in maniera semplice, in maniera corretta, senza trucchi, senza inganni, perché queste sono le foto che ho fatto io personalmente, sono tutte foto scattate dal sottoscritto. Arco di Mezzo, Battaglia Terme, quando ho iniziato con questo bellissimo percorso, queste erano le situazioni. Poi abbiamo trovato un compromesso, abbiamo trovato un sindaco Momolo che è eccezionale sotto ogni profilo, perché ha condiviso con noi tutta questa realtà. Lui è venuto da me a bordo, mi ha dato una mano a pulire il canale, tanto per farvi capire l'amministrazione che si vede inerme, senza le risorse economiche. E questo che serve a noi, serve anche capire che ci sono dei politici, degli amministratori pubblici che ci mettono loro proprio la faccia, le mani, le braccia e la voglia di migliorare il proprio territorio. Perché a volte basta poco per far capire quanto potrebbe essere il territorio. E qui abbiamo fatto un ottimo lavoro. Queste situazioni del genere non le abbiamo più trovate. Quindi un lavoro che ha portato dei grandi risultati. Canale Bisatto verso Este. Stiamo proprio in questi giorni parlando con l'amministrazione di Este, proprio per pulire anche il canale del Bisatto, per arrivare con le barche in centro a Este. Però oggi la situazione è questa. Motorini, carrelli della spesa, e cestini, c'è un po' di tutto, quindi bisogna intervenire, pulire e rendere un territorio piacevole. Però si può farlo, non sto dicendo nulla di impossibile. Poi mi sono spostato, mi sono un po' allargato, perché ho detto andiamo a vedere anche fuori da Padova, ed è la stessa cosa, qui siamo sull'Adige, tronchi, alberi, immondizie, vado oltre, qui siamo sull'idrovia Probrondolo, Loreo, guardate qua cosa succede, tu arrivi con le barche, passi, i turisti cosa vedono? Ethanol, plastica, immondizie. Qui fortunatamente ho chiamato il sindaco di Loreo e una settimana dopo aveva pulito tutto. Però quello che mi piace far capire è che siamo noi cittadini e l'inciviltà dell'uomo che porta a queste situazioni, quindi siamo noi i primi che dobbiamo essere tutori e a tutela del territorio. Le faccio vedere con la speranza di non farle più vedere, però intanto andiamo avanti. I fiumi sono interrati, sofferenti, e le barche arenate. Cosa si può fare? Questa era l'uscita della conca di Battaglia Terme. Vedete benissimo, era praticamente innavigabile. Allora cosa fa? Rudy, insieme ad altre associazioni di categoria tipo la TVB, sono andati a Chioggia, si sono fatti autorizzare dal comune in primis, sono andati a Chioggia, abbiamo preso una barca e abbiamo pulito e spostato il fango, abbiamo pulito e portato via le immondizie, abbiamo ridato navigabilità al fiume, al canale. È questo che bisogna fare, cioè bisogna darsi da fare, perché solo parlare, solo chiedere, a volte non basta. Qui siamo stati noi che a nostre spese siamo intervenuti e abbiamo fatto l'intervento, però lo puoi fare per un pezzettino, non puoi sistemare tutto il territorio. C'è un'impresa, un'associazione, non può sistemare il territorio, ci vuole una politica, ci vogliono dei finanziamenti, ci vogliono delle strutture che facciano questo. I risultati però sono evidenti, la navigazione riprende, qui adesso si naviga, si esce dalla conca di navigazione e si va al museo di battaglia. Come migliorare? Questo è un relitto che era affondato sulla via di navigazione, siamo andati là, preso la barca, preso il relitto, spostato e messo a disposizione dell'amministrazione perché lo tiri fuori completamente dall'acqua. Liberare la via di navigazione dagli ostacoli significa renderla navigabile, significa accedere ai siti storici. Uno di questi, il Museo della Navigazione di Battaglia. Per noi era molto importante arrivare al museo, perché è un museo che rappresenta la navigazione in acque interne. Un museo eccezionale che non ho messo le foto volutamente, perché lo venite a vedere facendo il giro in barca e venite a vederlo direttamente sul posto. E se guardiamo fuori di casa, cosa fa l'Europa? Allora mi sono chiesto, 20 e passa 1000 chilometri di reti navigabili, li vedete, sono qua in blu, ce ne sono in Francia, poi una strage. Cosa fa l'Europa? L'Europa fa qualcosa in più, noi siamo sempre fanalino di coda.
aiuta la navigazione turistica. Questa è una barca, l'Escapade, a Champigny in Francia, che sono andato io personalmente a provare a navigare. Una barca che ha avuto l'80%, finanziamenti che sono arrivati all'80% per la costruzione di nuove imbarcazioni ibride. Qui c'è la scheda di come sono arrivati i soldi dalla Comunità Europea, dal Consiglio regionale, dal Dipartimento di USLE, cioè grandi investimenti. Qui hanno speso 1.056.000 euro, dei quali l'80% completamente a fondo perduto. Ma se ci crediamo, si può fare turismo. E questa è una dimostrazione chiara. A propulsione diesel elettrica, quindi vedete il motore diesel, la barca il motore elettrico, quindi passi molto avanti rispetto a sì, anche in Italia si fa qualcosa, ma mai a questi livelli. Le nostre vie d'acqua, qui ho voluto mettere una mappa che a me è molto cara, l'antica via di navigazione, da Vicenza vediamo Longari, il canale Bisatto 1143, l'hanno scavato, come hanno scavato il canale di battaglia nel 1200, l'anello del fiume di Padova, il castello di Cervarese Santa Croce, il castello di San Martino Levanese, scusate, il pontile di Selvazzano dentro, l'area del Bassanello, il Vicenzone che io ho navigato, l'area di Padova, il centro di Padova, il canale Piovego, la riviera del Brenta e la laguna di Venezia. Questa è una bellissima mappa che ci fa comprendere il nostro territorio, soprattutto quello padovano di cui io sono molto legato, visto che sono padovano. E poi da qui ho voluto mettere una data importante: il 1 giugno del 1923 viene inaugurata la conca di battaglia Terme, 40 metri di lunghezza, 10 metri di larghezza, 7 metri di salto d'acqua. Pensate che ogni concata sono 2.800.000 litri d'acqua che appunto la conca fa travaso. E noi la superiamo quando andiamo al museo, quando navighiamo le antiche vie, la superiamo. Io qui ho messo un video, ma mi avete detto che non c'è tantissimo tempo, preferisco procedere. Era un video che ve lo lancio un attimino proprio per farvi capire la portata d'acqua, l'enormità di questi. Ci vuole un quarto d'ora per superare la conca, eh. Quindi veramente una eccezionale, una vera e propria esperienza di navigazione. Solo la conca vale il viaggio. Poi mi sono spostato verso Selvazzano e qui ho voluto mettervi una buona amministrazione, un ottimo pontile. Questo è un pontile inaugurato il 10 ottobre del 2020, proprio recentissimo, a Selvazzano dentro. Perché? Perché vi dico questo? Perché se questo è il territorio che abbiamo, questo è un territorio che vince, un bel territorio, accoglie i turisti, fa vedere delle belle situazioni. Prima vi ho fatto vedere le immondizie, adesso vi faccio vedere cos'è il bel territorio, perché questo è il territorio che noi fabbisogniamo, questo è il territorio che ci porta entità, titolarità, turismo, reddito, economia sul territorio. Eccolo qua. La diversità che diventa normalità, quella barca che vi ho fatto vedere è una barca che può accogliere i disabili, può accogliere, abbiamo i montacarichi per le carrozzine, bagni per i disabili, cioè non siamo attenti solo al territorio, siamo attenti anche a come viverlo il territorio, con chi lo accogliamo questo territorio. E Delta Turda sempre molto attenta, dove il sostenibile è anche al 100% elettrico. Prima in Francia vi ho fatto vedere una barca diesel elettrico, qui a Padova vi faccio vedere una barca al 100% elettrica. Quindi non è che siamo stati attenti, siamo stati attentissimi noi in questi 35 anni. E peccato che pochi se ne sono accorti. Ma quando parliamo di accessibilità e vi facciamo vedere come le carrozzine vengono imbarcate, vedete, proprio qui eravamo al nuovo pontile, si chiama, è un progetto accessibile del comune di Stra, anche qui la Cacciavillani, l'assessore Ferraresso sono stati eccellenti, hanno fatto un approdo che può essere appunto agibile ai disabili, e noi siamo stati i primi trattori di questa iniziativa. Perché? Perché ci crediamo tantissimo, questo è il problema nostro, che io ci ho sempre creduto, la nostra azienda ci ha sempre creduto. Valorizzando la nostra città d'acqua, Padova, Porto e Contarini, 1526, anche qui, cioè, quando nel 2000 siamo stati tra i primi attori per far dragare il canale e far sterrare le Porte Contarine, cioè credevamo fortemente che portare la gente davanti alla Cappella degli Scrovegni fosse una cosa eccezionale, e lo è perché questa conca del 1526 dimostra che la città d'acqua di Padova ha un'enorme potenzialità e noi ne siamo principali attori. Porta Portello con barche molto più grandi, cioè abbiamo varie tipologie di barche, ovviamente che con barche grandi arriviamo al Portello, con barche un po' più piccole possiamo arrivare alle Porte Contarine, e non solo, perché noi arriviamo anche alla Specola, quindi abbiamo un panorama di itinerari fattibili eccezionale. Sempre con la Padovanella siamo arrivati a Limena, canale Brentella-Limena, qui c'è l'approdo e stiamo lavorando per far costruire un pontile proprio a Limena, per poter partire ed arrivare anche a Limena,
perché il territorio va vissuto a 360 gradi. Noi crediamo in tutti gli ambiti del territorio, non è che perché la Riviera del Brenta, le ville venete deve diventare solo quella all'interesse di tutti. No, noi crediamo che ci siano vari ambiti dove ci si può inventare, creare turismo fluviale. E questa è la dimostrazione della Riviera di Limena, è l'ennesima prova che si può andare oltre, si può fare di più per il territorio. Poi Vigo d'Arzere, questa foto risale del 2007, non vi nascondo che è vecchiotta, però quando sono arrivato a Vigo d'Arzere con questa imbarcazione, cioè è stato un evento, ma è stato un evento perché qualcuno pensava che il fiume non fosse neanche navigabile, ma come non è navigabile? Noi ci abbiamo portato una motonave, abbiamo fatto un convegno a bordo di Vigo d'Arzere, ma dal 2007 siamo qui che aspettiamo l'approdo di Vigo d'Arzere, questo è stato un approdo di fortuna, ci siamo arrangiati, però la strada da fare lungo le vie d'acqua è ancora molto lunga e tortuosa, però insomma noi ci stiamo lavorando. Lungo la Riviera del Brenta, vabbè, qua si gioca facile, è facile dire venite a fare la gita sulla Riviera del Brenta, siamo tutti bravi, però è per questo, è perché siamo bravi a farlo sulla Riviera del Brenta che abbiamo capito che si poteva allargare l'orizzonte della navigazione turistica. Noi siamo quelli che fanno le crociere fluviali da Venezia a Mantova. Adesso in questo periodo di Covid abbiamo un po' di difficoltà a avere i turisti, però fino al 2019 noi con la bella vita siamo quelli che fanno le crociere fluviali da Venezia a Mantova, quindi crediamo ciecamente sul turismo fluviale, senza ombra di dubbio, ma crediamo anche altresì ciecamente che è un turismo fluviale d'eccellenza, di ottimo livello e con turisti da tutto il mondo. Pensate che qui il 99% dei turisti di questa imbarcazione sono tutti americani, australiani, Nuova Zelanda, Inghilterra, Francia. Quindi per darvi il panorama di che cosa viene a navigare i fiumi italiani. E poi siamo presenti anche da Veneto verso la Lombardia, sul lago di Mezzomato, queste sono una delle altre imbarcazioni che abbiamo su questo panorama di navigabilità. Qua cosa vi dico? Vi dico che navigando con la tecnologia e affidabilità verso un futuro migliore, questo ve lo faccio vedere, questa è l'ultima imbarcazione che abbiamo costruito nel 2018, nel progetto Antiche Vie di Navigazione, e vi facciamo vedere come la capacità di interpretare il territorio, abbiamo costruito una barca che questa aveva 40 passeggeri a bordo e vedete riusciamo a passare sotto un ponte che è alto 1,60 m con 80 passeggeri a bordo. Qua in questa giornata ce n'erano 40, se fossero stati 80 sarebbe stato un po' più basso e saremmo passati meglio, però per farvi vedere la voglia di fare turismo, la voglia di raggiungere siti, con questa barca arriviamo fino a Monselice, con un'altra barca più piccola arriveremo fino ad Este, perché questo territorio, io sono innamorato, ma tutta la nostra azienda è innamorata del territorio, e aver costruito imbarcazioni e mezzi che ci permettono di navigarlo in questo modo mi fa capire che la strada da fare è ancora tanta, però la voglia di fare del buon turismo è ancora più grande, è ancora più importante. Tutto qua, io questo era quello che volevo dirvi con la mia presentazione, ma se avete domande, qualsiasi cosa abbiate bisogno, sono a vostra disposizione. Grazie Rudy, questo è uno spaccato del tema navigazione molto interessante. E io volevo fare una domanda, la conosciamo un po' tutti, ma perché dagli anni 50 del secolo scorso abbiamo rinunciato alla navigazione a favore di altri mezzi? Perché è avvenuto questo cambiamento totale di rotta? Perché prima sappiamo perfettamente che, per esempio, a Padova le merci arrivavano nelle piazze direttamente con le imbarcazioni, quindi c'erano i canali che portavano le merci. E poi? Beh, guarda Marino, ti dico la verità, sto seguendo in questi ultimi periodi un po' la storia della navigazione su Padova e ho trovato dei documenti molto interessanti su quello che è stato il porto fluviale di Padova. Sapete che proprio davanti, poco prima del ponte di Corso del Popolo, negli anni 30 fu costruito il porto di Padova. Dopo il gasometro dove veniva scaricato il carbone, bene, ci sono ancora i resti di una gru girevole, c'è solo il tronco della gru e lì viene finanziato dalla Camera di Commercio di Padova, mi pare abbiano speso 20 milioni all'epoca, cioè una cifra molto importante, perché anche loro ci credevano a questa cosa. Ci credevano, però pochi anni dopo, avete visto, le merci hanno iniziato a girare con i camion e
hanno nel 1960 hanno interrato la Riviera Ponti Romani, Riviera Tito Livio. Noi oggi con la barca arriviamo fino al Ponte delle Torricelle e siamo anche quelli fortunati che arrivano fino al Ponte delle Torricelle, però l'aver interrato il naviglio interno è stata una grande sconfitta per la città di Padova. È vero anche che oggi arriviamo alle Porte Contarine. Le Porte Contarine erano la conca che permetteva il salto d'acqua di circa un metro e mezzo e tramite Largo Europa, Riviera Ponti Romani, Riviera Tito Livio, si arrivava di nuovo alla questura, alle Ponte delle Torricelle e si continuava per Riviera Tiso da Campo San Piero, arrivando poi fino al Ponte dei Cavalli, e da lì poi si prendeva una via di navigazione. Vi ho fatto vedere prima l'incile di Battaglia, si andava giù per il canale Battaglia, fino a Battaglia, fino a Monselice. Ed è la storia che raccontiamo, ed è la storia che facciamo, il sogno che facciamo vivere ai nostri passeggeri. Oggi noi imbarchiamo dal Bassanello e ripercorriamo tutta quella via di navigazione. Ma tornando a Padova, sappiamo benissimo che dagli anni 60 in poi è stato un declino, un abbandono, e forse vorrei dire siamo stati i primi nel 1993, quando abbiamo, con papà Mario e Diego, mio fratello, abbiamo costruito la Padovanella. Abbiamo preso due scialuppe olandesi 1932 dal porto di Monfalcone, le abbiamo disassemblate con il nostro cantiere, le abbiamo riassemblate e abbiamo costruito la Padovanella, che era un'imbarcazione che ci permetteva non solo di navigare i fiumi cittadini, ma ci permetteva anche proprio di passare su Ponte Cavai, che è un ponte che è strettissimo e basso, ma noi oggi arriviamo alla Specola, ma ci arriviamo con la Padovanella. E dal 1993, sapete qual è stata la prima cosa che abbiamo fatto? È stata quella di andare con la barca e portare via immondizie. Pensate che io sono stato anche multato per aver raccolto le immondizie vicino ai giardini dell'Arena. Quella multa non l'ho mai pagata, però sono stato anche multato per aver accantonato le immondizie che avevamo raccolto lungo il fiume. Poi, negli anni, con le associazioni di Padova, tipo gli Amici del Piovego, abbiamo iniziato anche a fare Piovego Pulito. Abbiamo iniziato con Elio Franzin, con Maurizio Uliana, con Pietro Casetta a fare Piovego Pulito e andare con le barche a raccogliere immondizie, biciclette, carrelli. Anche adesso la cosa va avanti e non è terminato, anzi, poi ci sono stati altri interventi. La cooperativa, proprio giusto tre settimane fa, la cooperativa Piovego ha fatto un intervento sul tronco maestro e ha tirato su biciclette, immondizie. Cioè, il tema e la sensibilità sull'acqua ce l'abbiamo, per fortuna. Però diciamo che noi siamo stati forse ma non voglio dire siamo stati i primi, perché sa, sti primi ogni volta, non è una questione di essere primi. Noi da 93 abbiamo riportato il turismo a Padova, appunto. A Padova non c'era niente, e negli anni 60 c'era stato il Burchiello che arrivava al Bassanello, ma al Portello è arrivato solo dopo che noi siamo arrivati, che abbiamo reinventato questo percorso. Non vi nascondo che abbiamo seguito tutta la sistemazione dei fiumi, lo scavo, lo stero della scalinata del Portello, la prima scalinata e la seconda scalinata, B, la costruzione del pontile e l'approdo al Portello, C, lo scavo della Porte Contarine, la costruzione del mandracchio, il rifacimento dei pontili. Cioè, è un lungo e tortuoso lavoro che noi come azienda e come persona fisica, perché poi tenete conto che nelle mie mille qualità faccio parte anche di Unione Navigazione Interna Italiana, faccio parte di IATP, Associazione Italiana Armatori Trasporto Passeggeri, faccio parte di Atena, Associazione Tecniche Navali, faccio parte delle più importanti realtà associative del nostro territorio nazionale. Quindi non c'è solo la conoscenza del proprio territorio, ma c'è una conoscenza che mi porta a navigare in tutta Europa, mi porta a capire quali sono le vere realtà. Ma per essere sincero, ho navigato anche oltre Europa per capire proprio com'era la navigazione. E ricordo a Sydney nel 2006, sono andato a vedere i pontili, gli approdi, cosa facevano in Australia, e io sono rimasto allibito nel vedere tutti i pontili in acciaio inox, con tutti quanti i barbecue appena fuori dal pontile, le barche che arrivavano, aprivano le portelle del barbecue, c'era l'alcol, c'era il fuoco e si facevano da mangiare. Ma tutta roba che era lì a disposizione del turista fluviale, del turista che arrivava in barca. E quando vedi certe situazioni, per carità, siamo in Australia, ma siamo neanche gli ultimi, ti rendi conto che abbiamo ancora tanta roba da fare. Questo è il discorso. Poi
Altra cosa importante che ho seguito e che sto seguendo è il rifacimento dei pontili lungo la riviera Euganea. Il pontile di Selvazzano è stato un grande progetto che abbiamo portato avanti insieme all'ex presidente della provincia di Padova, dove tramite un finanziamento della Cassa di Risparmio siamo riusciti ad avere una finanziabilità quasi totale, e il rifacimento che per Selvazzano è già finito, il pontile è già utilizzato, ma tra poco inizieranno anche i lavori lungo il canale Battaglia, quindi verrà rifatto il pontile di Villa Molin, verrà rifatto il pontile a Mezzavia, verrà rifatto il pontile a Battaglia e verrà rifatto il pontile appunto a Monselice, c'è una parte. Sono pontili ormai che hanno più di 30 anni, vecchi, marci, cioè abbiamo bisogno di un sistema di accoglienza e soprattutto in sicurezza, e quindi c'è tutto un lavoro che come una navigazione, e qui la sto seguendo come una navigazione, stiamo portando avanti. Il sindacale nostro è un sindacale forte, un sindacale che si impegna politicamente per avere le giuste vie d'acqua, le corrette vie d'acqua, e non vi nascondo anche che abbiamo fatto un lavoro enorme per la pulizia degli stessi canali, cioè non passa giorno che segnaliamo. Noi abbiamo anche un gruppo, per dirvi, WhatsApp tramite operatori, dove magari vediamo un albero che galleggia, un problema sulla navigazione, lo segnaliamo tempestivamente, e all'interno di questo gruppo ci sono gli amministratori che poi possono intervenire, capire cosa fare in tempo reale, per farvi capire quanto oggi la tecnologia ci aiuta per essere sul pezzo subito appena avviene il problema. Alessandro? Ma anche questa sera abbiamo una testimonianza importante di come il privato, il cittadino, ha anche in sé la forza, l'energia, no, per concorrere alla tutela dei fiumi del territorio. Noi abbiamo, il mio rammarico che esprimo anche questa sera è che, come abbiamo sentito la testimonianza di Rudy Toninato questa sera e dei pescatori della FIPSAS, e naturalmente la testimonianza che ci dà Brenda Sicuro e delle tante associazioni, dalla Salsola, ma anche quelle, come dire, che abbiamo coinvolto, addirittura anche quelle alpinistiche, no? La Giovane Montagna, i ciclisti, eccetera. Tutti quanti singolarmente possiamo dare un contributo importante per la tutela del territorio. Sarebbe naturalmente importante che tutte queste energie venissero coordinate in maniera sinergica, grazie alle istituzioni e grazie a strumenti e a dispositivi come quelli dei contratti di fiume, che permettono di fare tutti insieme, no, questo passo in avanti. Allora, chi naturalmente crede nella navigazione turistica, chi crede nella pesca, no, ecco, sportiva lungo i fiumi, chi crede nella fruizione, nella tutela del territorio, come i ciclisti e via dicendo, chi come Brenda Sicuro, il tema principale è quella della sicurezza idraulica, ma tutti insieme potremmo fare questo piccolo passo avanti, che però moltiplicato appunto per 300 sono 300 passi avanti. Purtroppo invece non sfruttare queste occasioni, queste opportunità che ci offrono strumenti come quelli dei contratti di fiume, che rimangono lì, ancora non si sa per quale motivo, in Veneto, interrotti, sospesi, non progrediscono, perché ricordiamo appunto che c'è il contratto di fiume Marzenico, che c'è il contratto di fiume Meolo Valle Musestre, che c'è il contratto di fiume Men Van der Bon, e il contratto di fiume del Brenta, della Brenta, il contratto di fiume della Piave, via dicendo, non progrediscono, quando invece abbiamo fatto un percorso che è durato anni e che hanno cercato di fare sinergia fra tutte quante queste bellissime realtà. Prima appunto Rudy ci ricordava anche gli amici del Piovego, che anche loro lì volevano anche attivare un percorso di contatto di fiume del Piovego, e anch'io esprimo questa sera purtroppo il mio disappunto, il mio rammarico per il fatto che questi strumenti ci sono, le energie ci sono e devono essere coordinate meglio, insomma, cioè, possiamo dare un contributo importante per la tutela del fiume, per la tutela della sicurezza idraulica, per migliorare la qualità delle componenti ambientali del fiume, del territorio, insomma. Ecco, questa è la riflessione che mi viene spontanea ogni volta che sento testimonianze come quelle di Rudy Toninato e altre, insomma, che abbiamo ospitato nelle nostre trasmissioni. Io spero che noi continuiamo a insistere con la nostra trasmissione di dare, come dire, portare questa luce, no, questo faro di luce su queste realtà, perché spero che prima o dopo, insomma, per emulazione, non so, per osmosi, insomma, in qualche modo, ecco, finalmente ripartano queste opportunità che vengono offerte da questi processi di democrazia partecipativa. Adesso non voglio allargarmi, però, insomma, c'è anche un nuovo governo. Io
dia vita, ecco, confido che magari forse col nuovo governo che per la prima volta, ecco, no, in qualche modo nelle consultazioni ha dato spazio alle anche alle associazioni ambientaliste, ecco, magari forse diciamo così, ci sia una svolta, non lo so, ma speriamo di sì, dai. Sì, la speranza è che ci sia proprio un vero interesse per i corsi d'acqua. In un incontro precedente parlavamo anche di corsi d'acqua chiusi alla vista e quindi della possibilità di riaprirli, renderli fruibili anche per la navigazione. È un tema molto interessante. Padova, da questo punto di vista, veramente avrebbe uno sviluppo e una possibilità straordinaria. Rudy, lo dici? Guarda, sì, no, ti dico semplicemente una cosa. No, no, sei perfetto, anzi, ti dico che forse una decina d'anni fa avevamo sollevato anche un'idea, quella di sterminare di nuovo il naviglio interno e portando per esempio il canale di Suez, un canale scavato proprio a Suez, hanno scavato 11 chilometri di vecchi vie di navigazione che erano state completamente tombinate. Le hanno completamente scavate, hanno riaperto la navigazione a Seul, scusate, metto Suez, a Seul, nel centro di Seul, hanno proprio riaperto questi 11 chilometri e oggi ci sono le imbarcazioni che in centro a Seul navigano dove una volta era stato completamente tombinato. Noi l'avevamo proposto prima che venisse costruito il tram in via Roma, sia in via Riviera Ponti Romani. Poi quando ci hanno costruito il tram, che ci hanno fatto la gettata delle rotaie, abbiamo capito che era un sogno che doveva rimanere solo un sogno. Cioè, a volte io dico sempre, per raggiungere un obiettivo devi anche un po' sognare, perché non è che le cose arrivino così, o hai tanti soldi o hai tanta politica, oppure noi che siamo quelli che partono dal basso, partiamo dai sogni e poi un po' alla volta cerchiamo di farli diventare realtà. Noi avevamo il sogno di navigare fino a Monselice e l'abbiamo realizzato con imbarcazioni sostenibili, con imbarcazioni di un certo tipo. Adesso abbiamo il sogno di arrivare fino a Este. E ho anche un altro sogno importante, quello di arrivare al Castello di Cervarese Santa Croce. Che vi devo dire? Io continuo a sognare, ho 52 anni, i capelli stanno diventando grigi, e però i miei ultimi 40 anni li ho passati navigando e vi posso giurare che quando sono in barca, che sto navigando, è il momento più bello del mio status. Quando faccio queste crociere fluviali che sono lì di sera sul fiume, sul Po, sul Fissero, che guardo di sera l'imbrunire, il tramonto, magari sono lì che mi bevo anche un goccio di prosecco, dico, sono l'uomo più fortunato del mondo perché. Chi è che si può permettere questo? Lavoro, vivo di questo e ho un panorama che è meraviglioso. Ecco, forse questo è uno delle nostre, il nostro punto di forza, essere dei grandi sognatori, come tutti gli uomini di mare, siamo tutti grandi sognatori e quindi riusciamo a trasmettere questo grande sogno anche ai nostri bambini. Io porto i miei figli in barca, gli faccio capire che un giorno potrebbero vivere di questo. Anzi, fino adesso ci abbiamo vissuto. E adesso, in questo momento strano del nostro percorso, il Covid, questo blocco del turismo, questa cosa che ci viene, la mancanza di fatturati, ci mette un po' in difficoltà. Però sono convinto che come le cose si sistemeranno, la gente avrà voglia di sognare e noi saremo pronti a far sognare tutti questi passeggeri facendoli navigare in questi bellissimi percorsi. Vi dirò di più, noi abbiamo dei percorsi anche, come vi dicevo prima, a Mantova, abbiamo delle barche bellissime anche su Mantova. E navigare il lago di Mezzo, il lago superiore, su queste distese di ninfee, con queste imbarcazioni sostenibili, vi posso garantire che non può non piacere, non può essere, e non può non essere gradita questa cosa. Ma senza andare a Mantova, ma anche a Pellestrina, quando ci fermiamo lì davanti a Pellestrina, con quei tramonti che ci regala Pellestrina, è un tutt'uno di emozioni che si vivono navigando. Io credo che la navigazione sia un ottimo elemento per vivere e apprezzare il territorio. Se poi abbiamo un territorio pulito e navigabile, sono sicuro che lo apprezzeremo sempre di più. Non voglio chiudere il discorso facendovi pensare che il territorio non sia pulito. Il territorio è pulito perché ci stiamo lavorando tanto perché questo succeda. Però a volte dico anche, ma guarda quanto lavoro, quanta fatica dobbiamo fare per farci tenere un territorio pulito. Hai detto una cosa giustissima, Alessandro, questi contratti di fiume, ma applichiamoli questi contratti di fiume, perché guardate che una delle mie problematiche quando parlo di contratto di fiume con la Riviera del Brenta, la famosa foto di prima del mandracchio di Stra strapieno di immondizie, ma pensate che queste immondizie siano quelle dei cittadini di Stra? Cioè pensate che il comune di Vigonovo deve accollarsi la spesa di tutte queste immondizie che vengono giù dal Brenta, ma non dal Brenta
Vigo d'Arzere, Olimena, dal Brenta che parte dal lago di Levico e Candonato. Ci sono tantissimi comuni che riversano, ma anche senza volerlo. Tanto che noi siamo stati come Unione Navigazione quelli che hanno detto alla Regione Veneto, ma Luca Zaia, dammi la possibilità di mettere una tassa a tutti, cioè, anzi non da mettere una tassa, calma, che poi non venga messo additato come quello che vuole le tasse. Abbiamo ogni cittadino che paga la tassa sugli asporto dei rifiuti, una percentuale di questa tassa, soprattutto dei paesi che sono affacciati da fiume, venga riversata ad un contenitore per fare la pulizia dei fiumi, perché quando arriva una strada, quella vagonata di immondizie che vengono buttate giù dal fiume, qualcuno le deve portare via. Ma sapete perché vi dico qualcuno le deve portare via? Perché se non vengono portate via, succedono due cose, quelle che succedono sul Fissero Tartaro, quelle che succedono dappertutto, che poi le briglie vengono aperte, le immondizie continuano il loro percorso, vanno all'altra briglia, vengono aperte e vanno a finire dove? Vanno a finire in mare. E poi ci sorprendiamo perché abbiamo le plastiche, perché abbiamo le spiagge piene di immondizie. Dobbiamo evitare che queste immondizie arrivino a mare, se no dopo quelle mareggiate ce le troviamo in spiaggia, allora che schifo, le spiagge tutte sporche, l'inciviltà dei cittadini. Non è l'inciviltà dei cittadini, è l'inciviltà di un sistema che non fa sì che queste immondizie arrivino, cioè dobbiamo evitare che arrivino al mare. Questa è la cosa che io vi dico, perché sul Po, quando ci sono quelle mareggiate, quelle ondate di piena, dalle golene, che sono strapiene di porcherie, viene portato giù di tutto. Dobbiamo anticipare il problema, non dobbiamo sempre viverlo dopo, non dobbiamo pensare che porto varicata sulla spiaggia di Boccassette quando andiamo lì. Io per anni, quando vado sul delta del Po, vado giù con i sacchi di immondizie e non c'è una gita che non mi porto su i 7, 8, 10 sacchi di scoasse o di immondizie per gli italiani. Questa è la verità. Allora noi siamo i primi che adoriamo e apprezziamo il nostro territorio, ci viviamo, è la nostra fonte di reddito, dobbiamo avere un territorio pulito. E io per primo raccolgo immondizie. Anche a Battaglia Terme ho fatto su un camion di immondizie insieme al sindaco, le abbiamo raccolte insieme. Questa è la verità. Così, ho fatto un'esperienza proprio con Rudy circa 3 anni fa, da guida, in una sua imbarcazione, grazie all'iniziativa di un'associazione. Ed è stata un'iniziativa veramente particolare. Io non navigo molto spesso e devo dire che il punto di vista della navigazione è incredibile. Poi ricordiamoci che abbiamo la Riviera del Brenta, dove le ville si affacciano sul Naviglio Brenta, e quindi la facciata principale, l'entrata principale per i ricchi che le usavano era attraverso la navigazione. È un punto di vista che sostanzialmente noi abbiamo perso, cioè abbiamo perso questa modalità. E anche andando con l'auto sono punti di vista che si perdono, che si vedono parzialmente in bicicletta o a piedi, ma con la navigazione si apprezzano in maniera straordinaria. Lo stesso, noi come associazione facciamo molte azioni di pulizia lungo gli argini. Farlo in abbinata, come qualche volta siamo riusciti a fare, con una piccola imbarcazione, insomma, ti offre una visione, un punto di vista, una pulizia diversa, non c'è dubbio, non c'è dubbio. E quindi, insomma, ecco, io caldeggio, diciamo, questa esperienza, perché è un'esperienza straordinaria. Sentiamo un ospite telefonico, cosa dite? Sentiamo il signor Bruno Glauco Stefanato, se la regia riesce a metterci in contatto cortesemente. Poi magari parliamo anche di navigazione commerciale, di opportunità. Magari non è proprio l'argomento principale della serata, però possiamo affrontare anche questo tema. Insomma, ci siamo, parliamo idrovia. Ci siamo, Marino, non ti preoccupare. Anche di idrovia, che so che conosci perfettamente come percorso, come modalità, come progettualità. Ti dico solo una cosa, io con Don Mario Gastaldi ho portato la prima barca dentro all'idrovia con l'aiuto dei pompieri di Padova, abbiamo preso la Padovanella e abbiamo navigato l'idrovia. Siamo stati i primi e per adesso gli unici ad aver navigato l'idrovia con passeggeri a bordo. Quindi mi fregio anche di questo primato, ancora quando c'era Don Mario Gastaldi. La segreteria telefonica di 335. Proviamo a sentire il secondo ospite e poi eventualmente il primo, il signor Giuliano Negrini. Grazie.
Sì, tra l'altro facevi vedere tu, Alessandro, un cartello di qualche anno fa che diceva, o di anni fa che diceva, i rifiuti gettati dal centro del fiume in maniera tale che scorrano, che vadano, altrimenti si fermano nelle arginature. Pronto? Ecco, io vi stavo seguendo, poi ho perso, diciamo, il collegamento con la vostra radio. Sì. Vi stavo seguendo, ho sentito l'ottima esposizione dell'amico e socio, sì, anche Rudy Toninato, col quale io, diciamo, sono in sintonia e, diciamo, che condivido tutto quanto egregiamente esposto, apprezzandone anche, diciamo, l'entusiasmo che ha ancora l'amico Rudy per il suo lavoro, per la nostra attività, interpretare il nostro ideale, i nostri sogni, ecco, della navigazione. Noi operiamo qui a Mantova, proprio con le nostre navi Andes, e le problematiche, diciamo, i punti neri li abbiamo anche noi sui nostri fiumi, qui il fiume Migio, il Po, il senso di abbandono anche dalla parte delle amministrazioni per tenere pulito, controllato, regolamentato i fiumi, che, diciamo, penalizza anche la nostra attività, con l'augurio, come ha espresso Rudy, che ci sia più attenzione da parte delle amministrazioni, ma anche dei cittadini, per tenere pulito il nostro territorio. Diciamo che ne vale la pena, prima di tutto, per la nostra vita, per la nostra, e anche per la nostra attività, sicuramente. Certo. Sì, sì, sentiamo. Sì. Sì, un fatto anche di civiltà, perché la nostra civiltà deriva in buona parte dall'acqua, cioè abbiamo anche questa storia che in parte abbiamo abbandonato a favore della gomma. Cosa dici? Certamente, diciamo, è stata una scelta politica non troppo lungimirante negli anni 60, ecco, che ci ha portato anche questo, e che ha fatto, per la verità, allontanare anche i cittadini dai fiumi, e questo allontanamento probabilmente ha contribuito anche al loro degrado, perché meno, diciamo, non conoscendo il fiume, non amandolo più, non frequentandolo più, si è permesso, oppure si è perso di vista i danni che sono stati fatti nei decenni passati sul territorio, ecco. E quindi, certo, speriamo che con questo nuovo governo, almeno da quanto ci sembra di aver sentito, che è trapelato le notizie, che venga messa questa attenzione sul nostro territorio. Ecco. Speriamo che ci sia un ritorno di attenzione, perché è importante, come dicevo, credo sia anche una questione di civiltà, di nostra civiltà, che ci appartiene, che dobbiamo, insomma... Ecco, comunque colgo l'occasione di questa telefonata per fare proprio le congratulazioni all'amico Rudy per l'esposizione, diciamo, appassionata che ha fatto, e sulla realtà, e anche, diciamo, che ha dimostrato proprio l'amore per il territorio, l'amore per il fiume. Sentivo proprio l'entusiasmo uscire dalle parole dell'amico Rudy, ecco. Bene. Grazie allora della chiamata, e buona serata, buona continuazione, buona serata anche voi, e anche dell'ottimo lavoro, e speriamo che anche la vostra trasmissione ci contribuisca a, diciamo, a far conoscere il nostro territorio e anche i nostri sogni, come lì i sogni per navigare i fiumi del Veneto. Anche noi qui a Mantova, in Lombardia, abbiamo lo stesso sogno, le stesse problematiche e gli stessi sogni. Va bene, è bello sognare, comunque speriamo che i sogni si realizzino. Grazie, buona serata. Grazie a voi e buon lavoro, grazie a voi. Arrivederci. Bene, parliamo un attimo della navigazione commerciale. Ci assolutamente. Guarda, possibilità, opportunità, novità. Ti dico una cosa, tu sai che io da sempre, Marino, sono uno dei sostenitori dell'idrovia Padova Mare, come qualcuno ha suggerito, e in più occasioni mi sono espresso, anzi in tutte le occasioni, ancora quando c'era presidente dell'Interporto di Padova il dottor Galante Claudio, della Cromo Galante, ricordo ancora, ero bambino, parlo di
40 anni fa, sto parlando di 40 anni fa, quando con papà Mario andavamo all'Interporto. Noi abbiamo il nostro capannone qui dove sono io adesso, è stato uno dei primi capannoni costruiti in zona Interporto Padova, tanto per farvi capire il legame. Noi siamo nati come costruttori metallici, poi costruttori navali, quindi l'azienda Delta Tour nasce da un percorso di anni di passione per l'acqua, per il mare. E soprattutto c'è il Glauco Stefanato che mi sta chiamando, che aspetta una vostra telefonata, così vi informo. E okay, proviamo a sentirlo subito, provate a chiamarlo, la strategia riesce. E appunto vi stavo dicendo che la passione per l'idrovia non nasce sotto un profilo economico, perché noi, avendo barche da turismo, non è che veniamo a fare le gite lungo l'idrovia vicino alla Ferriera di Padova, però siamo consapevoli della potenzialità del trasporto merci. Noi navighiamo il Fissero Tartaro Canal Bianco, noi navighiamo quei 140 km di canale che in classe quinta, oltretutto, con queste conche di navigazione da 110 metri, larghe 12 metri, che permettono all'ingresso a queste barche, a queste navi fluvi marittime, che possono portare fino a 90 container. Togliere 90 container dalla strada è per noi merce rara, è per noi togliere inquinamento, è per noi togliere incidenti, e quindi una sicurezza non solo sull'aria, ma una sicurezza anche alla salute delle macchine che percorrono queste strade, queste autostrade. E quindi ho da sempre appoggiato l'idrovia Padova-Venezia o Padova-Mare. Ma poi, con tutte le problematiche che abbiamo affrontato in questi anni come associazione, io faccio parte anche dell'associazione Salvaguardia Idraulica, appunto Idrovia Padova Mare, ci siamo resi conto che la politica voleva lo scolmatore, e ben venga lo scolmatore. Cioè, abbiamo visto che siamo andati sott'acqua più e più volte, abbiamo visto che il territorio ha bisogno di un canale di sfogo, ha bisogno di che quest'acqua vada portata a mare. Allora poi la polemica sul fatto che l'acqua arriva in laguna, ma quest'acqua dove deve arrivare? Cioè, allora io l'altro, proprio poco tempo fa, ho fatto un video a Vigo Nuovo, ho detto: beh, non la volete portare in laguna, facciamo l'idrovia che va giù per il Brenta, ho detto, facciamo due conche di navigazione sul Brenta, ci troviamo direttamente sul Brenta, ho detto. Perché faccio un po' anche queste provocazioni, vorrei dire, perché abbiamo un'idrovia che è completata al 30-40%, i ponti sono fatti tutti, la conca Gusso è fatta, la conca di Vigo Nuovo è fatta dalla parte, la parte nord è fatta, manca la porta lato sud, lato mare, tanto per intenderci, ma riteniamo che sarebbe importantissimo avere sia il canale scolmatore, ma altrettanto sia il canale navigabile. E dopo ci iniziano le varie problematiche su quello che le varie ipotesi. Poi io ascolto dal Paos, io ho delle figure importanti che mi danno dei punti fissi, non è che poi arriva il politico di turno che smonta tutto l'impianto dell'idrovia. L'idrovia è un impianto che è basato su anni e anni di studi, su anni e anni di esperienze sugli altri fiumi e canali europei. È dimostrato in maniera tranquilla e placida che il commerciale merci ci sta tutto, non ci sono rotture di carico, perché si può partire da Trieste o da Ravenna e arrivare fino a Padova, quindi la rottura di carico siamo noi che la vogliamo, ma volendo si può fare senza rottura di carico, basta creare queste imbarcazioni fluvi marittime e navigare fino a Padova. Vi dirò un'altra cosa: proprio l'altro giorno è arrivato il decreto del Ministero, cioè sono stati messi dei fondi, 15 milioni di euro, per la costruzione di imbarcazioni per il trasporto merci, dei quali 5 milioni e mezzo che vengono dati su quota merci trasportate. Quindi lo stesso governo italiano crede che bisogna diversificare il trasporto, e quando tu metti quasi 6 milioni di euro su 0,18 euro a tonnellata, ok, tonnellata, su tratta di navigazione andata e ritorno, quindi 0,0, cioè, faccio un esempio: se prendi la barca da Venezia, vai fino a Mantova, fino al porto di Valdaro, e hai una barca da 1200 tonnellate, abbiamo fatto i conti, sono circa 6.000 euro che vengono dati come contributo per togliere le merci dalla strada e metterle su acqua, perché tutti capiamo benissimo che è una riduzione di inquinamento. Calcolate che una chiatta che porta 1200 tonnellate, fate 1200 tonnellate diviso 30, infatti che ve lo dico, sono quanti sono? 200 diviso 30, un camion sono 30 tonnellate, sono, ok, come che voglio essere preciso, 40 camion con il motore di un camion, una chiatta ha un motore di un camion, questi sono i motori. Ma che vada elettrica anche in futuro. E bravo Marino,
E poi c'è tutto questo discorso delle nuove chiatte, sono i cinesi che hanno fatto queste invenzioni, stanno parlando di chiatte cinesi automatiche che navigano anche da sole, quindi a zero inquinamento, quindi non c'è neanche il problema del trasporto, tutte comandate via satellite e si può fare. Quindi anche là si apre un ulteriore panorama di possibili interventi sul territorio, sulla salvaguardia. E noi non possiamo altro che essere favorevoli, altrettutto siamo quelli che fanno parte del progetto RAM, reti automatiche fluviali. Abbiamo a bordo delle nostre imbarcazioni l'AIS, i sistemi di comunicazione di geolocalizzazione. Cioè, abbiamo fatto parte di vari progetti su quella che era l'automatizzazione dell'apertura delle conche. Tu adesso con l'AIS che abbiamo noi a bordo, in un prossimo futuro arriverai nella conca senza neanche l'operatore, si apre la conca da sola, ti fa fare la concata da sola. A Valdaro oggi noi passiamo con la Borchia, io arrivo a Valdaro con la barca, ho un telecomandino, si chiama Borchia, arrivo, premo il pulsante, il capitano, la conca fa tutta la concata in automatico, senza nessun addetto presente. Succede un problema, da remoto un tecnico con un iPad mi controlla la conca, mi chiama il cellulare, dice Rudy, c'è stato un problema, ti sistemo subito, mi fa fare la concata in remoto. Però il 95% delle volte noi passiamo alla conca di Valdaro in automatico con la Borchia, con un telecomando. Allora, quello che... perché vi dico questo? Perché è giusto che la gente sappia che non viviamo, non siamo dei Zulu, a parte che lo rispetto per i Zulu, ma non siamo nei paesi più abbandonati del mondo. Cioè, vuol dire, siamo... L'Italia ha delle potenzialità incredibili. Stiamo lavorando tantissimo sulla litoranea veneta. Litoranea veneta che è stata un'enorme traccia fluviale per il trasporto delle merci, e diventerà un'enorme traccia per il trasporto dei passeggeri o per il turismo locativo. Sapete, le houseboat, ho due amici e faccio anche la pubblicità. Una si chiama Rendezvous Fantasia di Chioggia, Paolo Rebecca, e un'altra si chiama Houseboat Holiday di Moretti, che hanno queste imbarcazioni houseboat che noleggiano, che possono navigare tutta la litoranea veneta. È un viaggio bellissimo, ovvio che ci vuole un po' di dimestichezza, lì vai via con la tua famiglia, da noi ti portiamo via noi, lì invece ti devi arrangiare, ti fai da capitano, ti fai da cuoco, ti fai da motorista. Però okay, voglio dire, è un territorio... Scusa, Rudy, proviamo a sentire se il primo ospite ci risponde, se la regia cortesemente prova a contattarlo, signor Bruno Glauco, Stefano. Nel frattempo, sì, grazie. Se Rudy, stavi completando? No, mi sono tacciato, se no poi facciamo confusione. E ritornando all'idrovia, credo fortemente che anche l'idrovia Padova-Venezia sia un ottimo elemento di allargamento della visione del territorio. Cioè, ce l'abbiamo, manca poco, e oltretutto avremo un ottimo sistema scommatore che andrebbe ad aiutare tutto il territorio in caso di alluvione. E abbiamo visto a Casal Serugo come è andata a finire in un passato, non troppo passato, era il 2010, abbiamo visto i danni che ha creato l'idrovia. Eccolo qua. Ciao Bruno. Dimmi, Vecchio, siamo già tentando di collegarsi, dimmi. Sei collegato. Siamo in diretta, prego. No, qua c'è in camera, perché ho visto tutte le telecamere da Madonna. Va bene, intanto ciao, grazie e buonasera a tutti. Buonasera, prego, sono Bruno. Sì, ecco qua. Trasmissione. Prego, dica pure il suo punto di vista. Sì, no, cosa, no, non so, non ho visto niente. Comunque, cosa volete sapere? Niente, fare due minuti di chiacchierata su quello che è la sua passione, la sua occupazione, allora, la navigazione. La storia vissuta. Sì. Sì, bene, allora, ho 73 anni compiuti intanto, dei quali, e quando avevo 13 anni mi sono imbarcato per lavorare, allora vuol dire che ne ho 60 di lavoro, sui fiumi, dal mio fiume qui dove abito io, a Casale, sul Sile, e dopo altri fiumi perché vado troppo forte, no? No, va benissimo. Ecco, perché la mia famiglia, da parte del papà, da parte della mamma, sono tutti barcaioli.
E tu sai che quando sono i barcaioli, perché l'unica possibilità per lavorare una volta, torniamo indietro con gli anni, era fare il contadino, il barcaiolo, il carrettiere, eccetera, eccetera, eccetera. Anche perché la via d'acqua, molto importante, è stata un'antica autostrada dell'antichità, dove si insediava l'uomo, dove si insediava la cultura, dove si insediavano le prime civiltà. E l'uomo si muove con la piroga, con la canoa, con la zattera, eccetera, eccetera. Mentre il sottoscritto, che ha cominciato a lavorare con la barca negli anni 60, perché la scuola non era per me. La scuola non era per me e niente, mi sono imbarcato con il mio papà e la barca era lunga 30 metri, aveva una capacità di portata di quasi 2000 quintali. Eravamo tre persone, il capobarca, il papà, un marinaio, e io mi sono imbarcato come mozzo. Sai che quando il mozzo si imbarca, dopo deve imparare, deve seguire le manovre. Sì, Bruno, in questi 60 anni cosa è successo? C'è la navigazione che ha fatto dei passi in avanti, indietro, cosa è successo dal punto di vista pratico? È successo che la navigazione è stata trascurata, è stata abbandonata, perché dal 60 all'80 io trasportavo merci sui fiumi, andavo fino a Mantova, fino a Cremona, fino a Pegara, fino a Portuguaro, andavo a portare zucchero sugli zuccherifici, ma sai, la cattiva condotta della politica, hanno abbandonato le vie d'acqua e hanno preferito le strade, le autostrade, l'inquinamento, l'intasamento, il pericolo. E le vie d'acqua, niente, sono state valorizzate, come adesso, dai barcaioli, ex barcaioli, come turismo fluviale, e da ex pescatori. Questa gente ha anche una buona esperienza di navigazione e di raccontare la vita vissuta. Sarebbe un vantaggio raccontare la vita vissuta quando imbarchi i passeggeri come sottoscritto e racconti la storia. Hai uno spunto in più, capisci? E la navigazione adesso, come è adesso, è un po' trascurata, perché tanto ci sono troppi enti lungo i fiumi, dove ci sono le conche di navigazione, dove mancano i pontili, mancano le strutture, e noi ci appoggiamo in qua, ci appoggiamo in là, per dire guardate che dovete fare questo, dovete fare quell'altro, ma non è che ci sentano molto. I fiumi si interano, non sono inquinati per il momento, però abbandonare un fiume non è il massimo. Certo, e quindi un'esperienza non positiva di quello che è successo, praticamente, che sta succedendo nelle navigazioni. Adesso, come adesso, non è positiva, sì, perché è il mio lavoro. È positiva, è il mio lavoro. Io ho tanti colleghi, brava gente come me, che fa questo mio lavoro. Promuoviamo anche tutto quello che dobbiamo promuovere, cioè facciamo sinergia, però siamo trascurati. Certo. Ci sono dei ponti bassi, bassissimi, non ci si passa sotto, bisogna saltare la marea, bisogna riempire le imbarcazioni d'acqua, come sgonfiare le ruote di un camion quando non passa sul ponte, la stessa cosa. Così. Va bene, la ringraziamo della sua importante, lunga testimonianza, ecco, su quello che è, e speriamo che invece col nuovo governo ci sia un'attenzione che magari rinnova, ecco, questa straordinaria opportunità trasportistica e anche diciamo turistica. Ma secondo me è meglio dichiarare guerra alla Germania subito. E dopo tre giorni fare l'armistizio, vedrai che le cose, i fiumi riprenderanno a navigare le barche. Va bene, con questa considerazione, insomma, pesante di guerra, eccola, noi la salutiamo. Ma dopo tre giorni facciamo in chiusura di trasmissione. Ma dopo facciamo l'armistizio. Amici, saluti. Saluti. Grazie. Saluti. Grazie, saluti. Ciao Bruno.
Niente, siamo in chiusura della trasmissione. Non so se Alessandro, rispetto alle argomentazioni, hai qualcosa da aggiungere, da dire? No, la testimonianza è stata davvero molto importante, ecco, molto interessante, molto ricca. E niente, come purtroppo dobbiamo fare ogni volta, chiediamo ai nostri interlocutori poi la disponibilità, ai nostri ospiti, di tornare ad approfondire le questioni magari più avanti in altre trasmissioni che faremo sempre con Pillole d'Ambiente. Certo. Giovedì prossimo abbiamo una nuova puntata. Abbiamo, chi abbiamo, Alessandro? Questa settimana abbiamo Paolo Dalla Vecchia, che è stato presidente del consorzio di bonifica dell'Esile ed è stato anche assessore della provincia di Venezia, e ci darà la propria testimonianza, perché durante i suoi mandati, ecco, ci sono stati importanti strumenti per la tutela del territorio, sono stati varati, come la valutazione di compatibilità idraulica, come il piano delle acque, eccetera. E poi la settimana dopo ci sarà Antonio Rusconi, già anche lui, già segretario generale dell'autorità del bacino, allora si chiamava Alto Adriatico. Bene, a questo punto ringraziamo Rudy che ci ha presentato. Grazie a voi, grazie veramente della vostra disponibilità. No, volevo solo chiudere con una cosa. Il ponte di Rosolina, che parlava prima Bruno, Glauco Stefanato, è un ponte che noi aspettiamo che venga alzato da circa, era 1957, fate voi i vostri conti, ed è stato uno dei motivi perché anche per questo qua la navigazione è un po' crollata. Se non facciamo interventi infrastrutturali non abbiamo tanta strada, quindi dobbiamo investire sul territorio, sulle infrastrutture per poter avere una navigazione fluida, e sarà fluido anche poi il turismo, sarà fluido poi il commerciale merci e tutto quello che ci sta attorno. Grazie veramente del vostro tempo, grazie dello spazio che mi avete dedicato. Grazie, grazie ovviamente anche all'editore che ci ospita, ai Five Places, e appuntamento a giovedì prossimo sempre alle ore 18:15. Grazie, arrivederci, buona serata. River, this poison river, try to keep me.